che da molto sono appassionato di film legati a viaggi nel tempo, come per esempio Ritorno al Futuro o The Time Machine. Ci sono volute circa 5 versioni della sceneggiatura per arrivare a quella definitiva. Il problema inizialmente, quando ho scritto la sceneggiatura, era quello di capire il tipo di atmosfera che dovevo dare al film, ma anche il tono. Non sapevo se usare dei toni comici, come per esempio Ricomincio da capo, oppure grotteschi come Fuori orario di Scorsese. Poi, essendo comunque amante del cinema americano di genere, che punta soprattutto al soprannaturale e agli effetti speciali, ho puntato proprio su questo. Cioè, ho pensato di realizzare un film dai toni inquietanti, giocando molto sulla suspense e sul fatto che in realtà vivere un'esperienza del genere è assolutamente un incubo. L'importante naturalmente era tenere l'idea principale, che era quella del loop, cioè appunto il fatto che il protagonista è costretto a vivere all'infinito questa storia. Così, ispirandomi a film come Linea Mortale di Schumacher o Il Seme della Follia di Carpenter, ho cominciato a pensare alle atmosfere del film. Una volta pronta la sceneggiatura, ho realizzato uno storyboard che fosse il più dettagliato possibile, arrivando a disegnare proprio il film inquadratura per inquadratura. Questo ci ha aiutato tantissimo in fase di ripresa, proprio perché molti degli effetti che si vedono nel film sono in realtà campi contro campi. E abbiamo potuto lavorare poi meglio, per esempio, sulle atmosfere del film o sulla recitazione dell'attore. Il protagonista del film è un uomo colto, razionale, un uomo sostanzialmente comune. È un omino che si trova catapultato in questa sorta di paesaggio ai confini della realtà, risucchiato in un mondo che è molto più prossimo ad un'Alice nel Paese delle Meraviglie in chiave horror. Un punto di riferimento per questo mio personaggio è stato, pensa poco, come rivivere l'esperienza del protagonista del Posto delle Fragole di Bergman nella sequenza del sogno, in cui diciamo passeggia accanto ai muri, vede un orologio, vede questo bianco molto, molto acceso dell'ambiente, dell'atmosfera. La cosa più importante da sottolineare per il mio personaggio, insomma, per questo antiquario, questo collezionista di orologi, era appunto il fatto che lui non fosse un vincente. Tant'è che appunto la sconfitta del personaggio è assolutamente esemplare nel momento in cui, arrivato finalmente davanti alla villa dell'amico, quindi sta per riuscire a trovare apparentemente un'ancora di salvezza, un porto sicuro, si trova ad essere trasportato, suo malgrado, di nuovo nel bagno di casa da cui prende avvio la ciclicità del film, insomma. La sceneggiatura di Time l'ho scritta a Milano. Infatti inizialmente l'atmosfera del film era molto moderna, c'era traffico, palazzoni, lo stesso protagonista viveva in un palazzo moderno. Quando c'è stata poi l'occasione di girarlo qui in Veneto, ho pensato più che altro di puntare su elementi romantici, nel senso ottocentesco del termine, quindi castelli, antiche piazze, ville venete. Di conseguenza, dopo 3 settimane di lavoro alla sceneggiatura e allo storyboard, è cominciata la fase delicata della ricerca delle location, che è durata circa 1 mese e mezzo. Quello su cui puntavo io erano dei posti che fossero il più possibile isolati, dove non ci fosse la presenza di elementi architettonici moderni. La cosa più difficile da trovare è stata lo studio del protagonista, dove inizia la storia. Per la ricerca dello studio, inizialmente ho realizzato una piantina. Io avevo bisogno di uno spazio con determinate caratteristiche, poter poi fare le riprese in maniera adeguata, come volevo io. Per esempio, la stanza doveva essere quadrata o rettangolare e doveva avere per esempio 2 porte, una che dava verso il bagno e una che fosse letteralmente la porta d'ingresso. Siamo stati fortunati perché abbiamo trovato una stanza spoglia in un castello, al castello di Praga di Vigonza vicino a Padova, e appunto essendo la stanza spoglia siamo riusciti tranquillamente ad arredarla da zero come volevamo noi. Il vero protagonista del film è l'orologio, una riproduzione di un modello Casati del Novecento. Per gli altri oggetti siamo riusciti a trovare dei vecchi libri autentici e anche 2 orologi antichi. Ad esempio, quello che viene inquadrato all'inizio del film, nella primissima inquadratura, è un modello da tasca dell'Ottocento. Una volta trovate le location, tutti gli oggetti di scena e naturalmente formato il cast con tutte le comparse, era giunto il momento di cominciare a girare.
Le riprese sono cominciate sabato 26 luglio 2003, con la scena delle persone immobili a Milano. Ho fatto un calendario di riprese che partisse da quella che io ritenevo la scena più difficile dal punto di vista logistico. Così, dopo aver chiesto i permessi al sindaco e ai vigili, siamo riusciti a chiudere interamente la piazza e cominciare a riprendere quella sera. In realtà non avevamo tanti ciak a disposizione per quella scena, perché più prove facevamo e più c'era il rischio che le persone si stancassero fisicamente e cominciassero a muoversi. Così siamo riusciti a fare il tutto dando quasi sempre buona la prima e buona la seconda. Il giorno dopo ci siamo trasferiti a Dolo, dove abbiamo girato la scena del tavolo, quella appunto in cui il protagonista trova il suo tavolo davanti a questo vecchio mulino. Abbiamo trovato questa location spettacolare, e la scena invece, quella del riflesso sullo specchio, l'abbiamo girata a parte, visti i lunghi tempi di preparazione del trucco che ci volevano, perché avevamo preventivato circa 2-3 ore di trucco, in realtà poi ce ne sono volute 3 ore e mezza, quindi non c'era tempo di girare lì al momento dopo aver invecchiato il protagonista. Per la scena dell'invecchiamento ci siamo trasferiti a Torri di Quartesolo, nel Vicentino, direttamente dalle truccatrici. D'altra parte non era possibile fare altrimenti, proprio perché per un lunghissimo tempo di lavorazione richiesto dal trucco dovevamo girare immediatamente dopo finito l'operazione di trucco. Quindi abbiamo dovuto ricostruire letteralmente un set, diciamo, un'altra location, simulando l'effetto della notte. Il trucco ha richiesto ben 3 ore e mezza di lavoro, e come ideale, come personaggio di riferimento per il regista, era Lo Pen, protagonista, uno dei protagonisti di Grosso Guaio a Chinatown. I materiali usati sono stati molteplici, principalmente lattice, carta di riso e plastilina. Per girare successivamente la scena ci sono volute ben 6 persone. 6 persone, 2 delle quali sorreggevano un telo nero per coprire il soffitto. Una terza persona teneva un pannello dietro lo specchio per simulare il cielo notturno, quindi creare una continuità con le riprese di Dolo, del tavolo. Una persona doveva operare la macchina del fumo per naturalmente ricostruire la scena uguale, identica rispetto a Dolo. Il regista che girava dietro di me, io stesso che tenevo lo specchio nel quale vengo inquadrato, perché ovviamente un personaggio non è invecchiato nella realtà, ma è invecchiato nell'immagine dello specchio che gli viene restituita. Insomma, tutto questo per un'inquadratura di pochissimi secondi. Il lunedì successivo siamo andati a Peraga di Vigonza, nel castello, dove abbiamo ricostruito lo studio del protagonista. Anche in quel caso avevamo poco tempo per riprendere, perché avevamo la location fino alle 11 di sera. Dopo qualche giorno di pausa siamo andati a Cappelletta di Noale, dove abbiamo girato il finale del film, quello in cui il protagonista viene bagnato, diciamo, dall'auto che gli passa davanti. È stato molto difficile girare questa scena perché lo spazio che avevamo a disposizione per far passare l'auto era molto stretto. La via che porta verso questa villa in realtà è circondata da 2 fossati, e quindi la macchina aveva veramente uno spazio molto limitato per muoversi e per prendere l'accelerata giusta per fare un bello schizzo d'acqua. Per la scena dei maratonetti erano previste inizialmente almeno 12 persone. Poi ci siamo resi conto, vista la location, che in realtà avrebbero mascherato troppo lo sfondo, e in un certo senso sarebbe stato troppo difficile farle sincronizzare tutte insieme, perché io volevo comunque dare l'idea che fossero come un corpo unico, oppure tanti cloni di una stessa persona che corressero praticamente contemporaneamente come dei robot. Doveva essere una corsa molto innaturale. Naturalmente la scena è stata girata a velocità normale e nell'ordine normale, e poi è stata invertita e rallentata. Giovedì 7 agosto abbiamo girato 2 scene. Abbiamo fatto il pomeriggio la scena nel bagno e la sera la scena nel bosco. Per il bagno volevo un posto inquietante, cupo, piccolo, minaccioso. Infatti nel cinema horror spesso è proprio nel bagno che avvengono le cose più spaventose: delitti, trasformazioni a vista, metamorfosi, rivelazioni di spettri. Per il bosco di Zianigo ci sono stati dei problemi di illuminazione, perché il viale dove c'era la panchina non aveva neanche un lampione, di conseguenza abbiamo dovuto ricostruire tutto artificialmente. La cosa più difficile comunque è stata l'inquadratura finale del bosco, quella in cui Marco esce. Infatti alla fine del viale c'era una strada molto trafficata e dovevamo aspettare di volta in volta che non ci fossero macchine. Abbiamo dato precedenza in quel caso
alle comparse, quindi abbiamo girato prima la scena con la bambina e poi con la signora anziana. Per quanto riguarda tutto quello che sta all'inizio di quella scena, cioè l'entrata di Marco nel bosco, l'abbiamo girata poi a parte, addirittura in settembre, il 13 settembre. L'8 agosto ci siamo trasferiti a Marghera, dove abbiamo girato la scena della donna incinta. Lì siamo stati molto fortunati nel trovare una nuova fermata dell'autobus che appunto non aveva scritte, non aveva poster, che avrebbero sicuramente rovinato l'atmosfera. Inoltre, questa fermata si trova davanti ad un piazzale molto ampio, così siamo riusciti tranquillamente a girare la fuga di Marco appunto verso la villa dell'amico. Lunedì 11 agosto io e Marco ci siamo trovati per girare gli inserti del film, cioè tutte quelle inquadrature che non eravamo riusciti a fare prima per problemi di tempo. Siamo andati così a Treviso, dove abbiamo girato l'inquadratura sull'orologio, la zoomata, poi l'inquadratura in cui l'orologio prende vita e il riflesso sempre dell'orologio sugli occhiali di Marco. Poi siamo andati a Novale, dove abbiamo trovato il portone da cui Marco esce. Abbiamo girato sempre a Novale l'entrata nel castello e abbiamo ripreso la luna piena. Le riprese del film sono finite ufficialmente il 13 settembre, quando io e Marco ci siamo trovati per girare all'inizio della scena del bosco. Siamo andati sempre a Zianigo. Abbiamo trovato un viale illuminato, questa volta, a pochi metri da quello invece dove c'era la panchina. Il montaggio di Time è cominciato a fine agosto ed è terminato il 27 ottobre. Ho pensato di dare dei toni blu al film, perché di solito nei film fantasy, horror, la notte viene sempre rappresentata con dei colori fortemente virati verso il blu. Inizialmente era stato pensato di virare in blu solo la scena delle persone immobili, per dare l'idea delle statue di ghiaccio. In realtà poi mi sono accorto che una color correction più uniforme avrebbe sicuramente aiutato anche il montaggio. Per la musica di Time mi sono rifatto a colonne sonore come quella delle Verità Nascoste, quella di Shining, ma anche quella di film d'azione come Daylight o Cliffhanger. Ho puntato molto su suoni comunque surreali come folate di vento distorte oppure sussurri, che io ritengo comunque elementi molto inquietanti. Essenzialmente Time è un film di intrattenimento. Quello che ho voluto fare con questo cortometraggio è stato una specie di esercizio. Ho voluto cimentarmi col cinema di genere americano, che è il mio cinema preferito, e in particolare appunto col cinema soprannaturale. Ho voluto giocare coi meccanismi della tensione per vedere fin dove ero in grado di arrivare e spero che chi vede Time sia invogliato più e più volte a vederlo, come se fosse catturato anche lui dalla magia dell'orologio.